io sono calabrese, sono partito dalla Calabria a 20 anni con l'intenzione specifica di fare questo lavoro, cioè il fotografo di scena teatrale. Pur non avendo mai visto uno spettacolo teatrale in vita mia. All'età di 20 anni mi sono trasferito a Roma, avendo già un bagaglio tecnico fotografico, perché mio padre e mio zio erano fotografi, anche se operavano in altri settori. Arrivato a Roma, con la macchina fotografica giravo nei posti dove si poteva fotografare qualcosa di teatrale. Quindi ho frequentato per tantissimo tempo, che so, era l'epoca dei Capelloni, Piazza di Spagna, fotografavi i Capelloni, c'erano i saltimbanchi a Piazza Navona, fotografavi i saltimbanchi. Diciamo che la svolta è arrivata con la frequentazione del Folk Studio. Il Folk Studio era un mitico locale di Roma, a Via Garibaldi, dove si esibivano gli artisti di vario genere, musicisti, cantanti, poeti. Poi piano piano mi sono avvicinato al teatro, perché giravo con la macchina fotografica nascosta sotto la giacca cercando di intrufolarmi nei vari teatri romani. Ovviamente non avevo autorizzazione per fotografare, quindi dopo i primi 2 o 3 scatti inevitabilmente venivo messo alla porta, perché non si può fotografare gli spettacoli durante le rappresentazioni, perché si disturbano gli attori, si disturba il pubblico. Però diciamo che questo sistema mi ha aiutato tantissimo, perché fotografando in questo modo di nascosto e ovviamente senza poter interrompere lo spettacolo, giustamente, no? Diciamo che ho inventato questo sistema e questo modo di fotografare in modo dinamico. Allora, tutte le fotografie di scena degli spettacoli teatrali, fino ad allora, parliamo degli ultimi anni 60, io sono arrivato a Roma nel 1965, tutti gli spettacoli teatrali venivano fatti in posa, cioè tutte le riprese fotografiche. Si individuavano quei 5-10 momenti importanti dello spettacolo, quindi durante una prova si interrompevano gli attori e il fotografo scattava le fotografie. Quindi in questo modo ovviamente le fotografie risultavano molto, molto rigide, non restituivano l'anima dello spettacolo. Quindi quando mi capitava di fare delle belle fotografie, perché facendole di nascosto non sempre venivano bene, no? Avevo preso l'abitudine di farle arrivare al diretto interessato. Quindi avevo fatto uno spettacolo di Peppino De Filippo, gli ho fatto arrivare a casa 5 immagini, quando lui le ha ricevute mi ha telefonato direttamente, tenendomi per quasi mezz'ora al telefono, facendomi i complimenti e dicendo che non aveva mai avuto fotografia del genere, e mi ha affidato il servizio fotografico dello spettacolo successivo. Lo ricordo ancora adesso, era Come finì Don Ferdinando Ruoppolo al Teatro delle Arti. E diciamo che di lì è partito tutto quanto. E poi piano piano ho conosciuto quasi tutti quanti. Certo, non è stato facile, perché fotografare il teatro non è una cosa facile. Io ho preso coscienza che di uno spettacolo teatrale non rimane niente, perché poi le compagnie si sciolgono e quindi gli attori trovano altre scritture, le scene vengono buttate al macero, i costumi tornano in sartoria, quindi di quello spettacolo, di quell'evento, non rimane assolutamente niente. Quindi rimane soltanto qualche critica giornalistica e appunto le fotografie di scena, a testimonianza di quello che è avvenuto sul palcoscenico in una manciata di minuti, se vogliamo. Le fotografie di scena sono importantissime, perché io mi sono reso conto che a distanza di tempo, a distanza di anni, tutte le fotografie, almeno per quanto mi riguarda, di quasi tutti gli spettacoli, anche quelli meno importanti, quelli che non hanno avuto successo, quelli meno significativi, servono a livello didattico, a livello storico, insomma ho potuto curare che le fotografie teatrali prima o poi servono. Per ogni spettacolo teatrale raccolgo tutto il materiale,
faccio un fascicolo rilegato dove prima ovviamente con l'analogico mettevo tutti i negativi, diapositive, negativi in bianco e nero a colori. Adesso da 10 anni a questa parte uso il digitale, quindi CD e DVD. Faccio un fascicolo rilegato al quale attribuisco un numero progressivo. E poi computerizzata c'è una scheda dove ti dice tutto, titolo, autore, regia, scene, costumi, luci, città dove ha debuttato lo spettacolo, data del debutto e ovviamente attori con personaggi e interpreti. Mi sono fatto fare un programma computerizzato ad hoc dove è possibile risalire a tutti gli spettacoli. E la ricerca avviene in questo modo. Digitiamo gestione stampa e faccio una ricerca per titolo, per esempio, no? Cerchiamo un titolo molto popolare, Amleto magari, Amleto. Con Amleto mi dà tutti gli Amleti che io ho fotografato nel corso degli anni, che sono ben 18, che va dal 1987 fino al 2016. Trovo un Amleto, per esempio questo Amleto, vedi dettaglio e mi dà tutta la locandina. Questo Amleto è stato fatto con la regia di Antonio Calenda, le scene di Francesco Calcagnini, i costumi di Nana Cecchi e via dicendo. Ha debuttato al Teatro Rossetti di Trieste il 12-12-1988. Poi c'è l'altra schermata con tutti gli attori, Kimmy Rossi Stewart, Gianfranco Varetti, Alvia Reale, Stefano Alessandrone e via dicendo. Qua mi dà il numero del fascicolo, che sarebbe il fascicolo 2355. Quindi per vedere questo Amleto io prendo il fascicolo 2355 e lo visiono. Poi tutti i fascicoli sono sistemati in questi armadi metallici. Una volta individuato lo spettacolo con il numero, si sfilano i fascicoli e quindi si ha a disposizione tutto lo spettacolo. Nel corso degli anni ho raccolto tutto questo materiale, creando questo archivio che è stato reputato il più grande al mondo, con quasi 4.500 spettacoli. Le fotografie sono veramente milioni, perché è impossibile quantificare, però sono veramente tante, anche perché per ogni spettacolo teatrale, anche se poi di fatto vengono utilizzate 10, 15, 20 fotografie, ce ne sono tantissime, altrettante valide, e soprattutto inedite, quindi che hanno maggiore valore. Dal 65 ad oggi sono passati tanti anni, però devo dire che faccio questo lavoro mi gratifica talmente tanto che lo faccio ancora con lo stesso entusiasmo dei 20 anni. Possiamo bloccare qua. Qual è la cosa che ti ritiri più importante tra tutto quello che hai fatto? No, no. Non si può fare. No, non si può fare perché io non mi affeziono agli spettacoli. Per me è molto più importante lo spettacolo che dovrò fotografare domani, non quello che ho fotografato ieri.